La Biblioteca Europea è il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell'Università Sapienza. Sono lieti di presentare un ciclo di tre incontri dedicati a due figure ineguagliate della letteratura, Dante Alighieri e Fyodor Dostoevskij. La Biblioteca e il Dipartimento hanno da tempo consolidato un rapporto di collaborazione con l'obiettivo comune di diffondere il più possibile, e quindi non solo nello stretto ambito accademico, la ricchezza e la varietà delle lingue e delle letterature europee. Il primo dei due video su Dante che vi proponiamo oggi è dedicato ai passi più celebri tratti dai canti di Paolo e Francesca, Ulisse e Ugolino, letti in 14 diverse lingue europee. Tutte queste lingue si incontrano dunque sul terreno comune della grande cultura europea, dialogano fra loro e si mescolano, producendo una sonorità nuova e originale. Arianna Punzi, dantista e docente di filologia romanza, sarà il nostro corifeo che oggi ci guiderà nell'ascolto di questa moltitudine di suoni e di lingue. Io ringrazio tantissimo il Dipartimento per questa nuova e interessante collaborazione. E vorrei anche fare un ringraziamento speciale ai nostri colleghi di Mediateca Roma. Passo ora la parola a Barbara Ronchetti, docente di lingua e letteratura russa e responsabile scientifico del progetto. Un buon ascolto a tutti. Buongiorno, buon ascolto e grazie alla Biblioteca Europea che ancora una volta ospita il Dipartimento della Sapienza per iniziative che hanno al centro il comune interesse per il patrimonio linguistico, culturale e letterario d'Europa. Le strofe dantesche che leggeremo in questo primo incontro si apriranno e si chiuderanno con versi letti in italiano, ai quali si affiancano letture in altre 13 lingue d'Europa: bulgaro, francese, inglese, neogreco, polacco, portoghese, russo, slovacco, sloveno, spagnolo, tedesco, ucraino, ungherese. Una ricchezza di suoni e di sensi che renderà europeo anche l'incontro con Dante. Questo coro di lingue vorrei offrirlo come omaggio alla memoria di Andrea Trovesi, linguista raffinato e collega caro. E come viatico per l'ascolto del concerto europeo, vorrei ricordare rapidamente tre voci straordinarie del Novecento. In un saggio dedicato a Montale all'ombra di Dante, il poeta russo e premio Nobel Iosif Brodskij riconosce e descrive il paradosso dell'artista, tanto più ricco, tanto più indebitato. Ed oggi desideriamo rendere omaggio ai debiti che la cultura europea ha contratto con Dante. Il grande medievista e semiologo Yuri Lotman, descrivendo l'incontro fra testi e universi letterari, osserva: come la gallina non ha in sé le uova che deporrà in un lontano futuro, ma il meccanismo per farle, le opere di Dante o di Shakespeare non contengono idee a cui possa attingere il lettore del XX secolo, ma il meccanismo per produrle. Esso, meccanismo, presuppone un continuo scambio semiotico che si realizza attraverso traduzioni, o più esattamente, attraverso un sistema complesso di interpretazioni, come sono le traduzioni, con gradi diversi di approssimazione fra testo e contesto. E l'ultima citazione, e per avviarci alla lettura, viene da Osip Mandelstam e dalla sua preziosa conversazione su Dante. Il poeta, nel difficile cammino fra i versi che hanno restituito voce alla forma dantesca,
lascia un monito importante e un'istruzione al lettore di poesia e con maggior vigore al traduttore. In una poesia, dice Mandelstam, ha importanza solo la comprensione che sa essere esecuzione, che non è affatto passiva, che non riproduce e non parafrasa. La soddisfazione semantica equivale alla coscienza dell'ordine seguito. Con il quinto canto dell'Inferno siamo sulla soglia del secondo cerchio infernale, custodito da Minosse, mitico re di Creta. Siamo dunque finalmente nell'inferno vero e proprio. I primi dannati che Dante incontra, accompagnato dalla sua guida, sono i lussuriosi. Coloro, ci dice Dante, che la ragione sommettono al talento. E come in vita sono stati travolti da una tempesta di passione, da un furore dei sensi, così adesso, per la legge del contrappasso, sono scaraventati qua e là da una tempesta terribile, mista di grandine e di neve. Virgilio indica a Dante un gruppo di anime che sono formato da quelle regine, da quei principi dell'antichità che sono fissati nella memoria dei libri di storia anche. E sono Cleopatra, Semiramide, Elena, Didone, e poi un gruppo di tre uomini, Achille, Paride, e infine a chiudere la schiera Tristano che non fa parte di questa classicità, ma è emblema di tutte le storie medievali di amore e di morte. Tutti questi sono morti per colpa d'amore, strappati alla vita da questa passione, morti nel sangue. Ma amore li ha anche strappati alle loro responsabilità, le responsabilità di coloro che sono chiamati a guidare i loro popoli. Alla vista di questi nobili individui, Dante è travolto da un'emozione fortissima, da una commozione che lo travolge. Poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Questa commozione che Dante chiama pietà è anche la pietà verso la sua stessa storia, verso la sua storia di poeta d'amore. Ed è una pietà che lo accompagnerà lungo tutto il canto, per accentuarsi poi nella seconda parte, nell'incontro con due anime. Queste due anime Dante le vede svolazzare nel vento unite, insieme, quasi leggeri, ma mai separati fra di loro. E sono Francesca, figlia di Guido da Polenta, costretta per ragioni politiche a sposare Gian Giotto Malatesta, ma poi innamoratosi del fratello di lui, Paolo, che la ricambierà di un amore fortissimo. Ma, ci dicono le cronache, la relazione fra i due sarà scoperta e il marito li ucciderà barbaramente. Ma come in vita sono destinati a un amore indissolubile, così adesso nella morte sono destinati a restare per sempre insieme. Dante è colpito da queste due anime e chiede a Virgilio di poter parlare con loro. Cominciai. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. И мне мой вождь, пусть ветер их пригнет поближе к нам, и пусть любовью молит их оклик твой, они прервут полет. Увидев, что их ветер к нам не волит, о души скорби я вас звал, сюда, и отзовитесь. Если тот позволит. Tal palomas llamadas del deseo, al dulce nido con el ala alzada, van por el viento del querer llevadas,
Ambos dejaron el grupo de Dido y en el aire malsano se acercaron. Tan fuerte fue mi grito afectuoso. O dobrý tvor, o duša ušlachtila, čo purpurovým temnom stúpaš smutná k dušiam. Ich krv svet hore zafarbila. Nech s pánom svetou priateľstvo nás putná, pokoj by sme ti u ňovi modlili, že ťa tak desí muka preukrutná. Whatever to hear or say, it be thy will, that we will hear and thereof speak to thee, the while for us the wind as now is still. Seated the city is which gave me birth upon the seashore where the Po descends to peace with them pursuing him on earth. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancora non m'abbandona. Любов и двама в гроба не зари, но Каин същи в дъното нада очаква онзи, кой не умори. Тез думи чух от тая чета млада и скръп таква с наведох аз глава, че благи и вожд, като видя как страда душата ми. Що мислиш? Рече. Als ich widersprechen konnte, antwortete ich ihm, o je, wie viele innige Gedanken, wie viel süßes Verlangen führten diese doch zu einem Ende voller Pein. Dann aber wandte ich mich zu ihnen und sprach zu ihnen und sagte zu ihnen, Francesca, deine Qualen stimmen mich traurig und rühren mich zu Tränen. Але скажи мені, яка спонука в часи солодких мріянь відкриває любові ще притаєну науку? Вона ж до мене. Гіршого немає, як згадувать щасливу давню днину у злигоднях. Учитель твій те знає. De ha valóban ennyire kívánod megismerni szerelmünk gyökerét, legyen. Egyszerre sírok és beszélek. Egy ízben olvasgattunk, kedvtelésből. Lancelotról, kit szerelem gyötört. Egyedül voltunk. És gyanútlanok. Várias vezes o olhar nos suspendeu essa leitura e deu pálido aviso, mas foi ponto só que nos venceu. Quando lemos do desejado riso a ser beijado por tão grande amante e este que de mim seja indiviso. La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'un spirto questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men così com'io morisse e caddi come corpo morto cade. Con il 26° canto dell'Inferno troviamo Dante e Virgilio che giungono nell'ottava bolgia, dove sono puniti i consiglieri fraudolenti. Giunti alla sommità di un ponte roccioso, Dante volge lo sguardo verso il basso e Virgilio lo esorta a tenere a freno l'ingegno, perché non agisca mai senza il controllo della virtù. È dunque intorno a un uso sbagliato dell'ingegno e della parola che ne è il suo strumento che si inaugura un canto al cui centro troneggia il grande tema della conoscenza, dei suoi limiti e delle sue finalità. Dal ponte roccioso Dante scorge una serie di fiammelle che si muovono al vento e Virgilio gli spiega come dentro ogni fuoco vi sia lo spirito di un peccatore. E come nel quinto canto, anche adesso Dante è colpito da un fuoco che si leva con due punte e chiede ragione di questa particolarità a Virgilio. Il suo maestro gli spiega che il fuoco fascia e avvolge Ulisse e Diomede, i due eroi greci che furono insieme nel peccato e adesso sono insieme nella pena. I due sono dannati per l'inganno del cavallo di Troia, per il raggiro che si sottrasse Achille a Deidamia
e per il furto della statua del Palladio. Ma se i dannati sono due, tuttavia soltanto intorno al grande eroe greco, Ulisse, è data la parola, in un discorso che si organizza tutto intorno al racconto della fine di Ulisse stesso. Ulisse, infatti, invece di tornare in patria, alla sua Itaca, sceglie l'erranza, quell'erranza che lo condurrà alla morte, perché è mossa da una sete insaziabile di conoscenza, oltre i limiti dati all'uomo. E così Ulisse si pone come figura antitetica a Dante, il cui viaggio invece è voluto e guidato dalla grazia. E tuttavia non sarà Dante a rivolgersi a Ulisse, ma Virgilio. Virgilio, evocando l'autorità del suo essere, prima di tutto poeta e poeta epico con la sua Eneide, quindi cantore di un eroe Enea, troiano questa volta, che parte proprio dalla Troia in fiamme. Voi che siete due dentro ad un fuoco, se io meritai di voi mentre ch'io vissi, se io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. A jasny kiścień tam i sam się miota, jakby to język ludzki przyzeń gadał, aż wyszły słowa z ognistego knota. Gdym był od Cyrcy wrócił, gdziem postradał wolność, w pobliżu Gaety więziony, Eneasz imię to grodowi nadał. Ni la douceur de mon enfant, ni la piété pour mon vieux père, ni le devoir d'amour qui aurait dû donner la joie à Pénélope, ne purent vaincre en moi l'ardeur que j'eus à devenir expert du monde et des vices des hommes et de leurs valeurs. Moriaci roca mai usi la cesta, na eni ladi in sposatco malo, chi mi obstrani esce sta la svesta. Usè, med Marocom in med Spansco obalo, Sardinio in car morie obliva o toco tam, mie oco spoznalo. Ego, che sindro fimo, ieri pia, stassa me sto stenotto perasma, puiraclis ichesi mademeno, anthropos πιο μακριά ποτέ να μην πηγαίνει. Απ' τα δεξιά άφησα τη Σεβίλη πίσω μου και είχα απ' τα αριστερά μου αφήσει και τη Θέουτα. «Ο φράτη», dissi, «che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente. A questa tanto picciola vigilia di nostri sensi, che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente». «Подумайте о том, чьи вы сыны? Вы созданы не для животной доли, но к доблести и к знанию рождены. Товарищей так живо укололи мои слова и ринули вперед, что я и сам бы не сдержал их воли». «И vuelta nuestra proa a la mañana, a las locas hicimos de los remos, inclinándose siempre hacia la izquierda. Del otro polo todas las estrellas vio ya la noche y el nuestro tan bajo que del suelo marino no surgía. Zažalo sa i 5 raz zhaslo svetlo. Ním spodok luny na obzore svitá a v ťažkej púti nič nás nepostretlo. Až v diaľave sa hora obrovitá objavila a v takú výš sa tmila, že zvyšou v žiti sotva, kto sa zvíta. Noi ci allegrammo e tosto torno in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Thank you.
33° canto dell'Inferno siamo ormai alla fine. Dante e la sua guida sono ormai giunti a toccare gli abissi del male. Nell'Antenora, immersi nella ghiaccia del Cocito, sono puniti i traditori della patria e della propria parte politica. Già alla fine del canto precedente, Dante e Virgilio avevano scorto un'anima, intenta a rodere la testa di un altro dannato. Gli avevano domandato la ragione di quel gesto di odio, definito bestial segno. Ed ecco che il personaggio si presenta con accenti carichi di dolore. È Ugolino della Gherardesca, un nobile pisano di famiglia ghibellina, poi diventato vicino al partito guelfo. Un uomo politico che ebbe a fasi alterne il controllo di Pisa. Il cranio che lui maciulla con i denti è quello del suo avversario politico, l'arcivescovo Ruggeri, per colpa del quale lui fu imprigionato nel 1288 nella terribile Torre della Muda, dove insieme ai figli e nipoti fu lasciato morire di fame. È una figura segnata dal dolore e dall'odio ancora vivo, ma quest'odio si mescola tragicamente al dolore per la fine ingiusta dei bambini, di bambini innocenti. E il canto si snoda in questo tragico racconto dell'agonia sua e dei fanciulli che disperatamente chiedono cibo al padre. A questa richiesta continua fa da contraltare il mutismo del padre stesso, di un Ugolino gelato, ghiacciato dalla tragicità della situazione, fino all'estrema richiesta di aiuto che giunge all'offerta di farsi loro stessi cibo per il padre, per saziare la sua fame. Ed ecco allora la denuncia appassionata di Dante di fronte alla crudeltà di queste lotte civili, della brutalità di questa politica che distrugge ogni cosa e che si fissa in un'immagine folgorante, in questa bocca che maciulla con i denti il capo del nemico, segno di una disperazione che si trasforma in odio eterno, destinato a ripetersi per sempre. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendo la capelli del capo che li avea di retro guasto. And thus began, thou makest me recall sorrow past cure, and I'm sick at heart for thinking on it, ere I speak at all. But so my words may be a seed to bear infamy to the traitor whom I gnaw, speaking and weeping mingled shalt thou hear. Не знае кой си и в теста му ти как си дошъл, но вярно по словата познавам, че си флорентинец ти. Граф Оголино бях аз на земята, Атос, архиепископ Руджер, и чуй защо му тук гризе главата. Dass ich durch seinen schurkischen Plan, ich hatte ihm doch vertraut, gefangen gesetzt und zu Tode gebracht wurde, brauche ich nicht zu sagen. Was du aber nicht wissen kannst, wie grausam mein Sterben war, das sollst du hören und sollst auch erfahren, wie sehr es mich gequält hat. Ув'язнений є вежі був стіною, що зветься вежа голоду відтоді, і вже для інших нині є труною. Вже місяці пройшли по небозводі, коли у сниві віщим ознаймилось, яке майбутнє криється на споді. Őt láttam, mint vadászó uraságot. Farkast és kölykeit üzte a dombon, mely Píza felől Lukkát eltakarja. Sovány, mohó és jól képzett szukákkal Gualandit és Sismondit és Lanfrankit tette a vadászcsapat elejére. In picciol corso mi parien stanchi, lo padre e i figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fenderli fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli che eran con meco e dimandar del pane.
E bem cruel serás se não te dois de quanto o coração me anunciava. Se disso não, chorar de que é que sois? Eram despertos e se aproximava a hora de lhes dar seu alimento. E cada um, tendo sonhado, ansiava. Szczęk zdołu straszną prawdę mi ukaże. Drzwi zagwożdżono, zamknięto nas w grobie. Tędy spojrzałem, niemy w synów twarze. Ja mnie zapłakał, skamieniałem w sobie. Lecz chłopcy ukali, mój Anzelmek mały. Ojcze, rzekł, patrzysz tak dziwno po tobie. Je ne pleurai pas, ni ne répondis, pendant tout le jour, ni la nuit d'après, jusqu'au retour du soleil sur le monde. Quand un faible rayon eut pénétré dans l'affreux cachot et que je découvris mon propre aspect sur leurs quatre visages, Uroke ugriznil sem od bolečine, misleč, da glad tako drboje žremi, se oni uspno, molčanje krik prekine. Oče, manj hudo nam bo, verjemi, če nas poješ, telesa ta premrla, si ti nadev nam, ti nam jih oduzemi. To stoma krati se klisto, mintus pikrano kjalo, kje kini ti nimera, kje ti nali, vuvista thikame. Ah, acar di gi, ta splachna su iati dentanixes. Sampera sanimeres tesseres, stagona ta pefton da su gaddo mulei, pateramo, iati de me voitas. Qui vi morì, e come tu mi vedi, vidio cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che fur morti. Poscia, più che il dolor, potè il digiuno.